Perché? Perché il fil rouge, il tema conduttore, il protagonista è sempre lo stesso, Jacopo Lombardini, che dicevamo avrà la sua pietra d'inciampo il 21 aprile 2023, tra poco meno di un mese, a Torre Pellice in via Bequit, ricordo retedeldono.it per poter appunto effettuare la vostra offerta se volete sostenere questo progetto. Legato ad Jacopo Lombardini, alla figura di Jacopo Lombardini, c'è un altro progetto che torna dopo anni di assenza, ed è il Pullman della Memoria, con Marco Frasca che è accanto a me, professore ed ex preside del liceo Valdese di Torre Pellice. Parliamo di questa iniziativa. Marco, quanti anni sono che non c'è il Pullman della Memoria? L'ultima volta è stato nel 2014. Ne avevamo organizzato uno nel 2020, già tutto organizzato per fine marzo, giù di lì, e abbiamo dovuto annullarlo per ovvie ragioni della pandemia che è iniziata, e con tutte le limitazioni del caso, all'inizio di marzo. Adesso però viene riproposto e sarà riproposto a maggio, dal 16 al 21 maggio. E la particolarità, esatto, è proprio che segue l'itinerario, l'itinerario drammatico di Jacopo Lombardini. Sì, praticamente partiamo da Torre Pellice, dove c'era la famigerata caserma Ribet, che ha anche visto la detenzione di Willy Gervis, un altro partigiano morto per la difesa della libertà e dei valori di giustizia, e caserma Pettinatti a Lusana San Giovanni, dove insomma c'erano anche torture e pestaggi, carceri nuove di Torino, campo di smistamento di Fossoli in Emilia, Bolzano e poi infine Mauthausen, dove quasi tutti i partigiani arrestati qua in zona sono finiti. Alcuni per fortuna sono tornati, altri invece come Lombardini, esatto, sono stati uccisi lì. E quindi è un viaggio alla scoperta appunto delle parti, dei punti proprio fisici che videro Lombardini essere portato dal via dalla Valpellice fino appunto alla sua morte nel campo di Mauthausen. Dicevo che è un viaggio non solo storico, ma anche un viaggio chiaramente comunitario, culturale, perché non è riservato solo agli allievi o ai docenti, insomma, del liceo Valdese di Torre Pellice. Esatto, è una cosa che abbiamo già sperimentato. Il primo nel 2012 era solo aperto agli studenti, poi quello del 2014 è stato aperto anche alla popolazione esterna e c'è stato un buon riscontro, per cui abbiamo pensato di nuovo di riproporlo anche tramite l'AMPI, il Comitato per la Difesa dei Valori della Resistenza. Quindi ci saranno i nostri studenti di quinta, che per loro argomento di studio, insomma, certo, vedono dal vivo i luoghi che hanno studiato, e poi chi vorrà aderire iscrivendosi tramite gli amici del collegio, perché è una cosa organizzata assieme amici del collegio e il liceo Valdese, fino a Mauthausen. Ci sarà anche un accompagnamento particolare insieme al gruppo Teatro Angrogna. Sì, esatto, Maura Bertin e Jean-Louis Sappé hanno uno spettacolo, un reading centrato sulla figura di Lombardini. Nel 2014 lo fecero in una significativa sala del Museo del Deportato a Fossoli, la Sala dei Nomi, praticamente un vecchio magazzino del castello dove si trova questo museo, in cui sono stati scritti nel cemento, nella calce fresca, migliaia di nomi, ovviamente tutti personaggi passati da lì, e non sono tutti, ovviamente ne hanno fatto una scelta, e quindi c'è questa suggestiva sala che vede tutti i nomi scritti sul cemento, e loro hanno fatto lo spettacolo lì. Quest'anno non sappiamo se il museo ci darà la disponibilità dello spazio oppure no, però durante il viaggio ci sarà modo di seguire questo spettacolo. E poi nei vari posti leggeremo delle testimonianze o di Lombardini stesso o su Lombardini, e saranno gli studenti stessi che daranno voce a queste testimonianze. È un po' un culminare, no, di tutti i percorsi intorno a Lombardini che avete portato avanti in questi anni. Sì, il collegio è legato alla figura di Lombardini, perché appena arrivò qui per scappare dalle violenze degli squadristi di Carrara, dove lui viveva, ha cominciato dando lezioni agli studenti del collegio, e poi alcuni li seguiva anche perché era
oggi diremo educatore, presso il convitto dove erano ospiti molti studenti del collegio. E quindi, insomma, almeno dagli anni 90 abbiamo cominciato a concentrarci su questa figura, cercando per esempio tutte le testimonianze letterarie su di lui, gente che lo aveva conosciuto nei campi di sterminio e che nelle varie memorie, a volte anche pubblicate, citavano questa persona di rilievo anche per la loro stessa vita e certo. esistenza. E poi appunto spettacolo teatrale con il gruppo teatro, Pullman della memoria, un paio, docufilm che hai citato prima, e la ciliegina sulla torta, insomma, diciamo la conclusione di tutto questo percorso, sicuramente la pietra d'inciampo, perché insomma avere davanti al centro culturale attuale, ex convitto, dove lui viveva prima di salire in montagna con i partigiani, una pietra d'inciampo che lo ricorda, insomma, una cosa bella, significativa e di grande soddisfazione anche per noi. Certo, e che durerà nel tempo e che quindi sarà d'aiuto ancora per continuare appunto a ricordare non solo la sua figura, ma proprio il periodo storico che in qualche modo, insomma, anche lui rappresenta. Come fare se qualcuno fosse interessato a saperne di più sul programma o già proprio, insomma, ad avere una richiesta di partecipazione per il Pullman della memoria a maggio? Può telefonare al liceo 0121 91260, oppure scrivere una mail segreteria@liceovaldese.it. Quindi si fa riferimento alla segreteria del Liceo Valdese di Torre Pellice, anche appunto semplicemente per avere un'idea del programma che è stato pensato per i giorni che, ripeto, saranno appunto a maggio, dal 16 al 21 di maggio. Affrettatevi perché stiamo chiudendo, perché ci vuole un po' di tempo, perché poi bisogna comunque certo. riservare le visite eccetera, allora dobbiamo chiudere le iscrizioni abbastanza Pullman prima. Pullman da quanti posti? Dipende dagli iscritti, okay. Insomma, da 30 in su. Dai, via. 30 in su, bene. Allora, grazie Marco Fraschia del grazie Liceo Valdese di Torre Pellice, buona continuazione, insomma, nelle vostre attività, e grazie per essere stati con noi.